Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video sul mio canale di YouTube. In questo video risponderò a una domanda che mi viene fatta spessissimo, e cioè come si inizia un percorso di crescita spirituale. Io vi racconterò principalmente che cosa è successo a me e come è iniziato. Il percorso è iniziato circa 9 anni fa, quando appunto per la prima volta in vita mia ho letto il libro L'Alchimista. Se non l'avete mai letto, vi lascio il link qua sotto, dovete assolutamente leggerlo, perché da quando io ho letto quel libro proprio la mia vita è cambiata. Mi sono resa conto che non vedevo il mondo per quello che era realmente, ma da un punto di vista che era fondamentalmente sbagliato. Un alchimista è colui che vive seguendo il proprio cuore, cosa che non è facile perché per riuscire a farlo bisogna riconnettersi al linguaggio universale che è fatto di coraggio, saggezza e fiducia. E moltissimi uomini hanno dimenticato, con uomini intendo sia uomini che donne ovviamente, hanno dimenticato come si fa. L'alchimia in generale non è altro che un complesso di tecniche e teorie per trasmutare il piombo in oro. No, con piombo intendiamo le energie negative e quindi le emozioni negative, con l'oro intendiamo tutto ciò che è positivo. Quando avrete preso il controllo del vostro subconscio, del vostro corpo e della vostra mente, e le avrete messi al servizio del vostro cuore, che però deve essere puro, allora sarete diventati degli alchimisti, perché è il cuore quello che deve comandare, tra virgolette, sulla mente e sul corpo. Invece siamo abituati a vivere quasi tutti con la mente, e quindi sottomettiamo il cuore alla mente, ed è per questo motivo che non si riesce a vivere felici, sereni, seguendo il percorso della propria anima, perché la mente non è connessa, diciamo, all'energia universale, il cuore invece sì. Ovviamente avere un cuore puro richiede un percorso, perché affinché il vostro cuore sia puro vuol dire che dovete essere riusciti ad eliminare tutte le sofferenze, tutti i dolori, ritornare un po' come quando si è neonati. Noi quando arriviamo sulla terra il nostro cuore è puro, ecco, ritornare un po' in quello stato lì. Ma quando si ritorna in quello stato lì e si mette la propria mente al servizio del cuore, allora si è diventati dei veri alchimisti. Wikipedia l'alchimia la definisce così: oltre ad essere una disciplina fisica e chimica, l'alchimia implicava un'esperienza di crescita, o meglio, un processo di liberazione spirituale dell'operatore. Quindi liberazione spirituale è quello che ho appena spiegato dicendo un cuore puro. E qualcuno l'ha addirittura definita l'alchimia come rivelare i segreti della vita, e io ne sono assolutamente d'accordo. Questo è quello che è, insomma. Adesso vi spiego un po' più nel dettaglio che cosa intendiamo con piombo e che cosa intendiamo con oro. Allora, il piombo sono tutte quelle energie di bassa vibrazione, e quindi tutte le emozioni negative, quali rabbia, tristezza, depressione, desolazione, agitazione, la gelosia. Dimenticatevi che la gelosia sia un'espressione d'amore, non è così. Chi vi dice che è geloso di voi perché vi ama, scordatevelo, non vi sta amando in alcun modo, è solo un'esposizione, diciamo, del proprio ego, del proprio senso di inadeguatezza e tante altre cose, ma la gelosia non è amore in alcun modo, toglietevelo dalla testa. Detto questo, un'altra energia che io ritengo comunque non piombo, diciamo, è l'energia sessuale se non è trasformata correttamente, perché quando ad esempio è molto forte può portare a comportamenti che sono comunque non giusti per noi stessi. E quando non abbiamo imparato ad incanalarla correttamente, fa arrivare questi picchi e poi crolli totali che comunque alla fine vi fanno stare in una vibrazione molto bassa. Quindi anche quella, secondo me, è da mettere nel piombo. L'oro invece sono tutte quelle emozioni positive, quali la gioia, l'amore, la felicità, la pace, la serenità, la gratitudine è importantissima, la creatività.
tutto ciò che è positivo e che tiene alte le vostre vibrazioni. Quando voi avete imparato a passare da infelice a felice, da arrabbiato a gioioso, da sentirvi frustrati a essere pieni di voi, allora avrete imparato che cosa vuol dire trasmutare le emozioni e le energie. Ricordatevi che un alchimista non è colui che non ha emozioni negative, che è sempre felice, che è sempre... No, l'alchimista è colui che il negativo lo trasforma in positivo e senza il negativo non avreste la possibilità di fare questo cambiamento. Le emozioni negative sono una grandissima benedizione che vi permette di imparare a gestire la bestia, chiamiamola così, che c'è dentro di ognuno di noi, perché tutti noi abbiamo questa bestia all'interno che è la nostra parte di ombre, i nostri lati appunto negativi che non ci piacciono, le nostre emozioni negative, le nostre vibrazioni basse. Noi siamo energia, perciò è normale conoscere tutte le parti di noi, essere grati per avere anche tutta questa parte di ombra, ma non esserne succubi. Ecco, la cosa importante è non essere succubi del nostro negativo, ma trasformarlo per essere sempre migliori, per vivere sempre meglio. Più che altro lo scopo finale è quello di vivere poi in pace, gioia, serenità ogni giorno, perché secondo me ogni giorno vale la pena di essere vissuto al meglio. Fatemi sapere se voi avete imparato a diventare alchimisti delle vostre emozioni. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Fatemi sapere nei commenti se avete domande e ci vediamo poi nel prossimo video. Un abbraccio.